Luxury watches are not only a passion, they can also represent a safe investment. But you need to have knowledge, you need to have reliable information, and you need to know how to buy safely. The watch market evolves and changes quickly today. Discover how to collect and invest in luxury timepieces. Discover the market's trend and much more. Welcome to my YouTube channel. Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi un altro episodio in italiano in compagnia di un grande ospite, Guido Mondani, mio papà, oggi qui con noi. Parleremo di alcuni dei suoi orologi preferiti. Vi anticipo che i suoi modelli Rolex favoriti sono i GMT Master e i Submariner. Oggi parleremo soprattutto di Sub, Sea Dweller e Deep Sea. Vi invito come sempre a cliccare qui e iscrivervi al mio canale YouTube. È un grande piacere essere qui con voi nuovamente per illustrarvi, farvi vedere gli orologi Submariner, Sea Dweller, Deep Sea, che sono i miei preferiti, e ho fatto una selezione da presentarvi. Ecco, appunto, oggi hai portato qui qualche pezzo interessantissimo. Spaziamo dai date ai no date, dai moderni ai vintage. Ci parli un po' di quello che abbiamo messo sul tavolo oggi? Sì, soprattutto voglio parlare di un orologio, quello che porta al polso, con la personalizzazione GM sul quadrante e la lancetta verde. Questo tu lo conosci bene? Ah, lo conosco bene, bene, perché mi è stato regalato da te quando ho compiuto 70 anni, che è ripreso nel fondello inciso. Settantesimo Guido Mondani, sì, col GM verde, bellissimo. Insomma, questo chiaramente è un orologio unico. Unico, sì, è vero. Tu sapessi quante proposte ho avuto, no, perché lo vendessi, queste cose, no? Cosa che non ci penso neppure, ecco. Questo come gli altri, come intoccabili. Gli altri, intoccabili. Allora, possiamo partire da un Deep Sea blu, che è già la versione Mark 1, che è fuori produzione. Quindi 116-660. 116-660, nuovo in usato, no? Con pellicole, e ritengo che sia affascinante per questo blu degradante che ha sul quadrante, ed è un orologio che a me piace veramente e che consiglio, perché da buon genovese guardo anche l'investimento negli orologi, no? Perché io sono un compratore di orologi e un collezionista. I genovesi sono attaccati alle palanche, che in genovese sono i soldi, no? Una cosa, una curiosità: secondo voi perché i genovesi hanno inventato la cambiale? Ci sarà un motivo, no? Niente, adesso a parte questa battuta, questa curiosità. Beh, anche perché ricordiamo che tu, prima di buttarti nell'editoria degli orologi, sei stato il primo a fare libri, volumi giganteschi, enciclopedie proprio su Genova, sulla Liguria, sulla cucina. Esatto, esatto, esatto. Se si va a casa di ogni genovese si trova sempre un tuo libro, non si scappa. È passata una vita, perché io faccio libri su Rolex dal 1992. Eh sì. Oh, però ecco, questi libri su Genova si trovano ancora in tutte le case. Sì, perché sono sempre stato serio nel pubblicare le cose, sono sempre stato un ricercatore, ecco. Questo Sea Dweller, fatto per il 50° anniversario del Sea Dweller, porta la scritta rossa sul quadrante. E è molto interessante, anche se non è ancora schizzato come prezzo rispetto ad altri Rolex, però ritengo che sia anche questo un sicuro investimento, perché è commemorativo. Si parla dei 50 anni di una tipologia di orologio che ha fatto la storia. Sì, ecco. Io sono contenta perché è l'orologio che ho regalato a Daniele per i nostri 10 anni insieme, anche se ovviamente è un orologio che non si venderà mai, col fondello personalizzato, con una scritta e tutto, però è sempre bello avere in casa degli oggetti il cui valore sale. Sì, e anche secondo me questo salirà, lo consiglio sempre su Instagram. Tu alle persone che vuoi bene regali dei subacquei. Esatto, in questi due casi sì. Allora, passo ad altro. Allora, due orologi che
Troppo bello. Da non crederci. Questo è quello definito Hulk, che secondo me è fra i Rolex più interessanti, perché ha il quadrante verde e la lunetta verde. Il prezzo schizzato alle stelle ultimamente, c'è cioè una follia. Follia, ma io ritengo giusta, perché è veramente un bello orologio. E piccolo aneddoto dietro questo orologio, ti ricordi quando noi l'abbiamo comprato nel concessionario locale? E io l'ho regalata a te. Ma non lo so se me l'hai regalato o me lo sono pagata io, sai. Comunque no, va bene. Non sarebbe da te. Non sarebbe da a queste te. Cifre se sarebbe da comunque, me perché l'avevamo pagato 5.000 euro, no? Perché all'epoca i concessionari Rolex facevano ancora gli sconti. Beh, adesso ci aggiungi 20.000 e te lo compri, dai. Sì, forse non bastano 20.000. Anche se il mio è intoccabile, non si venderà mai. Certo. È l'orologio che metto tutti i giorni, uno dei miei preferiti, lo dico sempre, è nella mia top 3. Poi, sempre per parlare di orologi con delle diversità, qui abbiamo il famoso buffo, no? Quadrante blu, ghiera blu, oro bianco, orologio, questa referenza è andata fuori produzione. 116-619 LB. È inutile, parla da solo. Sì, è bellissimo. Parla da solo. È bellissimo. In tanti avrebbero voluto la versione in acciaio, chiaramente più accessibile, forse. A tutti, ma è veramente bellissimo. E è curioso questo fatto che abbiamo fatto vedere quattro orologi, tutti e quattro con dei soprannomi carini, perché abbiamo appunto il Puffo, detto anche Smurf in inglese, l'Hulk, il 50° anniversario e il James Cameron. E parlando di soprannomi, me lo sono messo al polso anziché metterlo sul tavolo, un 5513 Bart Simpson. Sì. Che fa parte della tua collezione. Forse non tutti lo sanno, 5513 soprannominato Bart Simpson proprio per la forma della corona Rolex a ore 12. Questo è veramente bellissimo. Poi, cosa ci fai vedere? Vi faccio vedere. Passami. Wow. Un 1680, scritta rossa. Questo è corredato di scatole garanzia, è un orologio del 73 se non vado errato, no? Che è pubblicato nella pubblicazione che ho appena realizzato sui Submariner Sea-Dweller DPC, no? In che modo ora poi ampio, vi mostreremo nel dettaglio, no? Che se vuoi lo posso far vedere adesso questo orologio pubblicato, sì, perché è stupendo, ci sono particolarmente affezionato in quanto è stato venduto da un concessionario, no, che in epoca successiva siamo diventati amici, no, che è Colombo di Casatenovo, ed è stato venduto da un signore di Renzano se non sbaglio. Adesso andiamo a cercarcelo e vediamo. Gli ho dato addirittura 6 pagine a questo orologio, perché è corredato di garanzia, librettino delle istruzioni dell'anno dell'orologio, scatola logicamente, ancora con la sua referenza col bollino adesivo, no? La garanzia che, come dicevo, è stato venduto a questo signore di Arenzano e è stato venduto da Colombo, la gioielleria di Casatenovo. Fai vedere un attimo tutti i mark illustrati nel libro, solo di questa referenza, tanto per dare un'idea della specificità di questa pubblicazione. Sì, questa pubblicazione è stata fatta proprio per distinguere i vari mark, cioè le varianti di quadrante. Prendiamo la referenza 1680, che abbiamo due versioni, una con la scritta rossa e una con le scritte bianche. Abbiamo 6 tipi di quadrante per la scritta rossa e 3 tipi per la scritta bianca, c'è un totale di 9, dove i valori cambiano a secondo il mark. Cioè il mark che cos'è? È la grafica del quadrante, delle piccole differenze che possono essere nella corona, nella R di Rolex, più panciuta, meno panciuta, nella O o nell'allineamento delle scritte, no, in qualsiasi cosa che sia diversa dagli altri, no? E
i valori, appunto, come dicevo, cambiano in modo esponenziale, no? E essere preparati, si può farla fare o si può vendere un orologio senza rimetterci sapendo quello che si ha in mano, no? E questo, questi libri, ma non per farmi pubblicità, sono proprio studiati per questo motivo. Beh, anche perché oggi, diciamocelo, tanti collezionisti, non ancora collezionisti, diciamo neofiti, purtroppo prendono solo internet come riferimento, trovano delle informazioni che non hanno senso la maggior parte delle volte e magari pretendono anche di vendere il loro pezzo a un prezzo super maggiorato quando non ha senso, perché i prezzi che si vedono oggi sui maggiori portali e marketplace sono ovviamente prezzi che comprendono le commissioni che il venditore deve pagare e magari i prezzi più alti rappresentano modelli veramente particolari che possono essere full sticker o NOS, e certa gente arriva da me e dice: ma il mio orologio vale 100.000, l'ho visto su internet. Invece sarebbe meglio avere delle informazioni un po' più attendibili. Sì, sai cosa, anche come tu ben sai, no? Io ai clienti, no? I clienti che hanno acquistato libri da me o che acquistano libri da me, offro le mie consulenze gratuite, no? Allora, cosa posso dire? Allora, io colleziono Rolex dal 1986 e scrivo i libri dal 1992. A detta dei miei clienti, sono uno dei maggiori esperti del settore. Tu sapessi quanti clienti ho salvato, no? Perché offrendo le consulenze possono chiamarmi su WhatsApp a mandarmi le foto. Quante persone ho salvato dal prendere delle fregature? Perché cosa fanno? Si informano, vanno a vedere internet. Su internet il 70% sono notizie fasulle. Sì, sì. No? E cioè, poi purtroppo ognuno dice la sua, ma e dicono uno delle fa cose. Un lavoro diverso, cioè va a plagiare la notizia che ha visto da un altro, che è sbagliata, sì. No? Cioè, una volta un cliente mi ha scritto contestandomi in qualcosa, no? Dico: ma scusi, lei l'ha visto sul... Dice: no, sul libro non va bene questa cosa perché è sbagliata. E dico: ma lei al libro mi dice a che pagina? No, me l'ha detto un mio amico. Ecco, sì, perché questa... è un grande classico. Io anche su Instagram ricevo centinaia di messaggi così, io non sono così paziente come te da rispondere educatamente a tutti, ogni tanto rispondo per le rime, però diciamo che anche io cerco di essere sempre presente per i miei followers e soprattutto per i clienti. Comunque abbiamo di nuovo divagato, torniamo un attimo all'ultimo orologio che abbiamo sul tavolo. Vorrei dire ancora una cosa. Va bene. Allora, come detto, io offro ai clienti le mie consulenze gratuite, sono sempre disponibile, anzi è la parte divertente del mio lavoro a 76 anni, no? E passo 3-4 ore al giorno a dare consulenze. No? Non è da un genovese non guadagnare niente sulle consulenze, però dovresti per me è una passione. Secondo me. È una passione, guai, mai, mai. E cosa posso dire? Ho salvato un sacco di persone e per dimostrare la mia disponibilità, oggi vi dico: chiamate con WhatsApp o un telefono normale il numero 335 61 3108. Sembra Giorgio Mastrota che fa le televendite, però. No, io rispondo sempre, ma non per vendere i libri, per dare le consulenze, perché la cosa che mi fa più soffrire è vedere un cliente che mi dice: sa, ho pagato 20.000 questo orologio, però mi dicono che vale di più il venditore, no? E io lo guardo, in certi casi è un orologio assemblato, la ghiera di un orologio, il quadrante di un altro, le sfere di fornitura, il bracciale non coevo, e io le dico queste cose ai clienti, no? E dico: prossimo acquisto che deve fare, mi mandi prima le foto e poi tiri fuori i quattrini. E penso che sia una strada percorribile da chiunque, che sia un cliente di un diciamo editore. Sono servizi che non si trovano più ormai. Non si trovano più. Me ti toccherà cambiare il numero di telefono dopo che esce questo video. Ma più di 3-4 ore al giorno non ci dedico perché non ho il tempo, no? Comunque la ripeto. Mamma divorzia. Ripeto, 335-61-31-068. No? Dovete avere una certezza che non disturbate, mi fate divertire. Grazie. Il nuovo Giorgio Mastrota è qui con noi.
Allora, facciamo vedere l'ultimo orologio che hai portato qui con noi oggi, che è un orologio comune nel suo modello, ma molto molto raro in questa versione, giusto? Sì, comunque comune ma ricercatissimo, perché non si trovano a prezzo di listino, si trovano sopra listino. Beh, ma quello ormai è la normalità. È normalità. Questo, si tratta comunque, diciamo, della referenza 126-610 LN. Ecco, faccio una premessa. Fino al 2008 Rolex, in casi eccezionali, personalizzava i quadranti, no? Ad esempio, l'ultimo è stato quello per i sommozzatori della Polizia di Stato. Quello che è un Sea-Dweller, giusto? Che è un Sea-Dweller, che è definito da tutti Polipetto, fatto in 78 esemplari, personalizzati da Rolex, con un fondello inciso. Faccio un po' di storia breve. Allora, questo orologio, 78 esemplari, avevano, oltre al polipetto sul quadrante, che se volete vi faccio vedere. Sì, lo faccio vedere io mentre tu parli. Benissimo. E, aveva anche il fondello inciso. Allora, 28 pezzi sono stati fatti col fondello inciso per i sommozzatori con brevetto, no? E c'è il numero di brevetto. 50 sono stati fatti per gli altri sommozzatori. Allora, pensate che questo orologio, quando è uscito nel 2008, è stato venduto ai sommozzatori attraverso la Rolex dal concessionario Montebijou di La Spezia. Allora, veniva venduto a 4.500 euro ai sommozzatori. Voi bei tempi. Bei tempi, no? I sommozzatori, così, perché era la prima volta che gli capitava una cosa, in certi casi se lo vendevano a 5.000 euro a qualche commerciante, a qualche altro appassionato, no? Però, per farla breve, oggi il valore, a secondo se al fondello personalizzato con il col brevetto del sommozzatore, puoi far vedere, Giorgia? Sì. Un brevetto, ma col brevetto, no? Con il numero. Si aggira dai, se si riuscisse a trovare, che nessuno se ne priva ormai. Ma anche perché sono solo 28 con l'incisione. 28, e diciamo che saremo intorno ai 300.000 di prezzo, no? Mentre la versione dei 50 pezzi siamo sopra i 200 comunque. Sì, comunque, no? È difficile dare un valore perché non se ne trovano. Esatto. Quindi. Ecco, tornando al discorso che volevo fare, Rolex non personalizza più i quadranti, però in casi eccezionali personalizza i fondelli con una motivazione importante. E possiamo vedere che aveva personalizzato per, e qui l'abbiamo pubblicato, per, e qua sei brava perché hai curato tu la cosa, per Gioielleria Alemana, no? I fondelli, mi sembra, per, non ricordo bene, perché per un anniversario, sempre in tirature limitate, perché la Rolex non è che abbondi nelle forniture. E qui lo vediamo pubblicato. Sono 135? 135 esemplari. Perché erano 135 anni della Gioielleria Alemana. Ma poi ha personalizzato, se non ricordo male. Sì, esatto, dal 1879 al 2014. Questo orologio è stato fatto nel 2014, oggi è introvabile, no? La Gioielleria Abate di Sanremo è riuscita, no, ad avere dalla Rolex, per i suoi 100 anni di attività, una piccola quantità di Submariner personalizzati nel fondello. Chiaramente la nuova versione con la nuova referenza. La nuova referenza, l'ultima referenza, che vorrei farvi vedere, no? Questa incisione non è fatta dalla Gioielleria Abate, ma bensì è fatta da Rolex. E aggiungo, qua sul libro possiamo trovare anche il Submariner personalizzato per la Gioielleria Bauer quando ha compiuto 120 anni, quindi dal 1893 al 2013. Anche questo, ovviamente, un pezzo ricercato, non se ne trovano, il concessionario Bauer di Bogotà in Colombia, quindi questo è un altro esempio di fondello personalizzato, oltre a quello di Relojería Alemana
e gioielleria Abbà, che è rarissimo che Rolex personalizzi i fondelli, devono esserci dei motivi. Noi dice sono 97 anni, no, e non fa niente Rolex, devi essere un concessionario storico, no, serio, e allora potrebbe anche personalizzarti il fondello, no? E questo è successo con la gioielleria Abate. E tra che, l'altro il corredo è ecco, molto cosa, bello. Allora, in quest'epoca di furbastri, che cosa succede? Che uno dice, ma mi compro un Submariner, vado da un incisore, ci faccio scrivere gioielleria Abate 1920-2020. Però la gioielleria Abate che cosa ha fatto? Ha fatto un libretto che accompagna l'orologio, dove c'è il numero di cassa dell'orologio. Perciò il falsario dovrebbe fare il falso anche del libretto, no? Che poi sarebbe identificabile, perché la gioielleria Abate come Rolex sa benissimo i numeri di cassa che ha inciso. E poi, dimenticavo, la gioielleria Abate dà anche il porto all'orologio da viaggio. Che anche questi piccoli gadget sono oggetti comunque che su internet si vendono carissimi. Sì, la solita sono oggetti di collezionismo. Sì, ecco. La solita follia che c'è praticamente solo per Rolex al mondo. Comunque, andando avanti con le domande per te, sì, che sei un ospite un po' scomodo perché una domanda di 5 minuti tu la fai diventare di 35, parlando un attimo della nostra edizione, c'è talmente tanta passione per i Submariner e i Sea Dweller che questa è già l'edizione numero non so quanto, perché sì, dal 2003. Tantissime pubblicazioni sono state già pubblicate, vendute ed esaurite, quindi questa è l'ultimissima aggiornata con gli ultimi modelli prodotti, giusto? Sì, sì, e non solo, e è frutto dell'esperienza delle vecchie edizioni, perché ci sono state fatte ultimamente nuove scoperte, nuovi mark, delle scoperte che non si pensavano, ecco, finché non abbiamo potuto avere tra le mani un'infinità di orologi. No? Sì, diciamo che certi dettagli prima non erano neanche rilevanti a livello collezionistico. Sì, esatto, non facevano differenza di prezzo, bastava avere l'orologio al quadrante scritta rossa, va bene. Poi che la scritta rossa fosse stata aggiunta da qualcuno non aveva importanza. Certo. Oggi abbiamo delle certezze verificandolo su questo libro. Le grafiche devono essere quelle pubblicate, no? Non devono essere diverse. Esatto, poi, e coincidere con quei periodi di poi, produzione ovviamente. I Submariner che cosa sono? Sono orologi storici, no? Perché prendiamo i film, chi è che non ha visto un film di 007? Certo. No? James Bond, Sean Connery, no? Quando esce dal mare con la muta da subacqueo, no? E si toglie la muta sulla spiaggia e allo smoking sotto con un Submariner 65-38 al polso. Come non ricordare nel film Vivi lascia morire Roger Moore con un Submariner 55-13 speciale. Sì, esatto, infatti già nel libro possiamo leggere che si trattava di un Rolex Submariner 55-13 con campo magnetico per deflettere i proiettili e con ghiera rotante ad alta velocità funzionante come sega circolare. E questo orologio poi è stato venduto a novembre 2011 all'asta di Christie's a 219.000 franchi svizzeri. Oggi penso che minimo, se dovesse andare in asta nel 2022, farebbe perlomeno 10 volte tanto. Beh, è possibile, con il fanatismo che c'è oggi per Rolex è molto probabile. E poi quello è un pezzo unico. È chiaro. In questo libro poi è data tantissima rilevanza ai modelli moderni, ovviamente, che oggi sono proprio al centro dell'interesse dei collezionisti e appassionati. Uno su tutti, il Submariner 116-610 LV, che dicevamo prima, soprannominato Hulk, che oggi è veramente, diciamo, in cima alla lista di tantissimi appassionati come orologio da avere. Sì, ricercatissimo.
cosa dire di questo orologio? La prima cosa che mi viene in mente, dato che li ho avuto tra le mani tutti e tre gli orologi, no? Ci sono tre marche, tre tipi di quadrante, cosa che pochissimi sanno, no? Però voi potete osservarli su questo libro, che ci sono delle piccole differenze che anche lì determinano differenze di valore, no? E c'è chi insegue di avere tutte e tre i mark, di possedere tutti e tre gli orologi. Io sono uno di questi. Altra variante importante di quadranti, abbiamo il Kermit, cioè l'orologio fatto per il 50° anniversario del Sumari nel 2003, che abbiamo due tipi di lunetta e cinque tipi di quadrante. E puoi far vedere, Giorgia? Sì, le sto prendendo. 16610, questi sono LV, ecco, 5 tipi di mark. E in questo caso, in questa referenza 16610 LV, la differenza dei mark è molto più rilevante rispetto all'Hulk, nel senso che implica molta più differenza di valore. Sì, perché abbiamo il Mark 1 che ha una grafica diversa nel Swiss Made ed ha la ghiera diversa. E abbiamo il Mark 5 che è l'unico con Re-Out, con intorno inciso, ma un po' tutti sanno ormai cos'è il Re-Out, e l'unico è il Mark 5. Vi ho parlato del Kermit, referenza 16610 LV, quello fatto per il 50° anniversario del lancio del Submariner. La versione, diciamo, normale 16610, lunetta nera, addirittura abbiamo 8 tipi di quadrante, e qua sono riportati, no? Tutti e 8, che in modo chiaro fanno vedere quali sono le differenze, e anche in questo caso i valori cambiano notevolmente. Assolutamente, e diciamo queste sono solo due rappresentazioni di tutto il lavoro, la ricerca che c'è stato per la realizzazione di questi due volumi. Ma io penso che anche il possessore di un orologio, anche chiamiamolo abbastanza normale, anche se normale non lo è e si trova, non è introvabile, un 16610 lunetta nera, è piacevole sapere quando ce l'hai al posto, dice questo è un Mark 2, un Mark 1, un Mark 7, cioè è un sapere un qualcosa in più delle cose che possiedi. Assolutamente. Io comunque lascerei i nostri spettatori con un po' di suspense e di andarsi a vedere questi volumi sul nostro sito mondanibooks.com. Il libro è disponibile, anzi i libri sono disponibili, sono due volumi in cofanetto. Accompagnati dalle stime aggiornate di tutti gli orologi pubblicati. Ovviamente la stima indicata dipende dalla condizione e dal corredo dell'orologio. I libri sono in vendita a 620 euro su mondanibooks.com. Ovviamente potete scriverci, chiamarci e noi saremo qui per ogni vostro dubbio. Direi che possiamo salutare tutti? Sì, direi di sì. Perfetto. Grazie, continuate a seguirci.